Buongiorno a tutti, bentornati al Trend Positioning Daily. Oggi 21 marzo, buona primavera, quindi bentornato Gian. Buona primavera, vediamo se sarà di buon auspicio, Jonathan. Domani abbiamo la Fed, che è nell'appuntamento più importante degli ultimi 12-15 mesi, quindi vediamo se sarà una primavera anche per i mercati finanziari oppure un marzo pazzerello ancora una volta. Allora, ti vado subito a prendere, diciamo, gli indici, proprio perché una rondine non fa primavera, diciamo così. Ieri c'è stata una giornata positiva, mettiamola così, seppur laterale, ma con una nota positiva. Allora, l'S&P ha fatto più 0,89, Nasdaq fa 0,39, Dow Jones 1,20, quindi diciamo insieme poi anche al Russell è quello che ha performato meglio, infatti il Russell ha fatto 1,30 e invece il QQQ ha recuperato praticamente la falsa riga del Nasdaq, ovvero un timido rialzo 0,20. Tutti gli 11 settori ieri hanno chiuso in maniera positiva, anche se il più scarso, mettiamolo così, è stato l'Information Technology, quindi con un più 0,2, e l'energetico con un 2, bello pieno, di guadagno nella giornata di ieri. Infine abbiamo dei dati, insomma, che adesso andiamo a rivedere, ma è una giornata, oggi è una giornata interessante, domani sarà una giornata bollente, stiamo aspettando appunto che la Fed parli. Forse c'è un po' come una apnea nei mercati in questo momento. Sì, non molto da dire oggi, Jonathan, ma in realtà è tutto. Ovvero la cosa più importante, che è avere la consapevolezza della situazione. No, è un mercato dove tutti stanno cercando di capire se sono in ritardo, se sono in anticipo, se ci sarà un altro crollo, se ci sarà una risalita, se la Fed aumenterà i tassi, se non li aumenterà, se li aumenterà dello 0,25, se li aumenterà dello 0,50, se addirittura andrà a fare i tagli, eccetera, eccetera, eccetera. Perdite di tempo che ovviamente non portano a nulla finché domani non lo sapremo ufficialmente. La cosa più importante che trader, retail e investitori devono fare è avere appunto una consapevolezza della situazione molto 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 chiara, e quindi oggi lo faremo letteralmente nei prossimi 3 minuti, perché con l'attesa di quelli che sono i dati di domani, il mercato è stato molto addormentato nella giornata di ieri. La cosa che è stata più interessante fra tutte è, come dicevi, che abbiamo avuto sicuramente gli 11 settori tutti in positivo, ma con ancora grandi differenze fra titoli e settori difensivi rispetto a titoli growth. Quindi abbiamo visto il tecnologico che è stata la peggiore performance e l'energetico che è stata la migliore performance. Molto interessante come stia continuando la rotazione nei mercati. Se negli altri giorni precedenti della settimana scorsa, alla fine della settimana scorsa, avevamo visto in realtà il Nasdaq guidare questa risalita, spinto appunto dalle mega cap, ieri abbiamo avuto una rotazione verso le small e le mid cap, tant'è che abbiamo visto appunto i VM, quindi il Russell, che è stato la migliore performance della giornata dal punto di vista azionario. Abbiamo ancora situazioni molto interessanti, perché se andiamo a vedere FRC, quindi First Republic Bank, ieri ha perso un altro 47%, andiamo a vedere Credit Suisse, che ieri ha perso un altro 53%. Nonostante tutto, non riesco ovviamente a capire, penso che nessuno riesca a capirlo, come con una giornata come quella di ieri, dove due banche perdono, banca come Credit Suisse perde il 50%, in realtà poi qui c'è l'acquisizione da parte di UBS, quindi ci sono dei fattori importanti. Ancora il mercato in realtà non vada letteralmente in panico per quello che sta succedendo, quindi ci sono delle cose che semplicemente non si riescono semplicemente a spiegare con logica, ma quello che conta alla fine di tutto, come diciamo sempre, è la reazione dei mercati. Mercati che in questo momento stanno semplicemente aspettando quello che succederà domani alle 20 ore italiane. In realtà forse dovrebbero essere le 19, perché siamo di anticipo di un'ora. Lo vedremo live alla Periraptor di domani, insomma. Credo che possano esserci delle sorprese molto interessanti. La sorpresa, per quanto mi riguarda, quello che sarebbe per me una sorpresa,
sarebbe continuare a vedere una direzionali, un tentativo di direzionalità senza grandi scossoni né in una direzione né nell'altra. Vedere una giornata nell'S&P piuttosto che nel Nasdaq, semplicemente come quelle che stiamo vedendo ultimamente, per quanto riguarda me, sarebbe la più grande sorpresa. Vorrei vedere invece giornata una forte direzionalità o da una parte oppure dall'altra. Sì, sono d'accordo. Nella situazione bancaria sembra un po' che la coperta sia corta, cioè quindi salvano una banca, ne fanno fallire un'altra, salvano l'altra banca, ne fanno salire, cioè è tutto un giro, un gioco di carte. Per quanto riguarda invece la giornata di oggi, il settore da tenere d'occhio è quello del real estate, in quanto verranno rilasciati dei dati che si chiamano Existing Home Sales, che vanno a monitorare, diciamo, è l'ennesimo bilancino che noi abbiamo all'interno del mercato che ci va a vedere un attimino la salute del mercato americano, quindi di quante case sono state comprate e vendute nell'ultimo periodo. E questo è sicuramente un indicatore di economia e di direzionalità, di sicuro. Non penso, insomma, possa scuotere il mercato tanto quanto potrebbe succedere domani con la Fed. Di sicuro è un settore che nella giornata di oggi dobbiamo un attimo monitorare. Sì, anche perché il real estate sappiamo che è un termometro molto, forse più un termostato che un termometro molto interessante per quanto riguarda i mercati finanziari. E ancora ci sono, c'è un po' di problemi sui mutui, lo sappiamo, perché chiaramente tassi di interesse, richieste, eccetera, eccetera, disoccupazione che sta aumentando, ma ancora è un settore che si sta tenendo in piedi. Abbiamo i mutui che stanno praticamente al 7%. E ovviamente questo nel lungo termine può distruggere un po' tutto il discorso dell'economia, ma ripeto, siamo ancora molto veramente legati a quello che ai fili che da buon Master of Puppet muoverà domani il buon Powell con la Fed. Quindi veramente molto difficile in questo momento cercare di dare un peso piuttosto che un altro a tutta la situazione che stiamo vivendo. Quello che dico sempre è importante guardare gli indici per capire qual è il peso che il mercato sta dando in una direzione piuttosto che nell'altra, ma alla fine, per noi tutto ciò che conta è guardare i titoli singoli che si muovono in una direzione piuttosto che nell'altra. A me piace sempre sfidare un po' le persone a non guardare gli indici per un anno. E vi garantisco che chiunque diventerebbe un trader migliore cercando soltanto i setup senza guardare gli indici per un anno. Quindi è importante guardarli, ma sapendo che cosa stiamo guardando, perché quello che diciamo sempre è guardiamo gli indici, sta succedendo questo, ma dietro le quinte sta succedendo quest'altro. Quindi guardare gli indici è importante per chi sa che cosa sta guardando. Quindi ancora una situazione dove i setup mancano, ci sono alcune situazioni che si stanno formando, ma ancora ambiente ad altissimo rischio. Un po' come se, continuando le nostre metafore del picnic, eccetera, è come se fuori ci fosse un gran sole, ma in lontananza si sentono i tuoni. Quindi che si fa? Cioè, bisogna sempre tenere un occhio davanti e uno dietro. Da questo punto di vista qua, ovviamente, io do l'appuntamento ai nostri studenti Raptor oggi alle 2:15, dove farai la quotidiana apertura dei mercati, ed è la parte che secondo me veramente ha preso uno dei più grandi valori all'interno di questo percorso, perché letteralmente insegna l'operatività. Quindi, cioè, quale modo migliore se non vedere te all'opera con il metodo per imparare il metodo stesso? Per tutti gli altri, invece, signori, abbiamo aperto le iscrizioni ufficiali all'evento del 20 e 21 di maggio. Quindi in descrizione trovate il link, cliccate, prendetevi un posto, perché insomma, è vero che è fra 2 mesi, c'è tutto il tempo del mondo, è anche vero che 2 mesi volano così. Ieri l'altro era l'inizio di gennaio e stavamo commentando il prossimo crollo, siamo già a marzo, fine marzo. Quindi direi queste notizie per oggi. Detto questo, io ti ringrazio, auguro a tutti un buon controllo del trade, come piace dire a te, ed è giustissimo perché è l'unica cosa che di fatto possiamo controllare e possiamo gestire. E ti auguro una buona giornata, buon trading. Grazie a te Jonathan, buona giornata a tutti e buona gestione del rischio. Quindi ci vediamo domani per l'Aperi Raptor e per il prossimo TP Daily. Ciao a tutti!